e bentornati in cucina del ristorante Bistrò Anthony Marra a Castellana Grotte, in provincia di Bari, nella regione Puglia. A fianco a me il patron chef Anthony Marra, che ci racconta le sue astuzie in cucina. Quindi Anthony, che cosa hai preparato oggi per noi? Ciao Valeria, buongiorno a tutti, ben ritrovati nella mia cucina. La ricetta che andremo a presentare oggi sarà un risotto con una crema di verza, della salsiccia di Norcia, del mascarpone e della polvere di prosciutto crudo. Per la nostra ricetta gli ingredienti che occorrono sono dello scalogno, 4 fette di prosciutto crudo, della verza, della salsiccia di Norcia, del mascarpone, del burro, dell'ottimo riso acquerello, olio extravergine d'oliva, vino rosso, sale, pepe e quanto basta. Iniziamo con la nostra preparazione prendendo una parte del nostro burro, la mettiamo in una padella. Qualcosa sui 20 grammi. Esatto, mettiamo lì 20-25 grammi, non di più. E facciamo in modo, a fuoco moderato, che il nostro fondo della padella si imburri per bene. Quindi, in questo modo qua. Non appena il burro inizia a fondere, cosa andremo a fare? Andremo ad inserire le nostre fette di prosciutto crudo. Perché questo passaggio? Sicuramente vorrai capire, spieghiamo anche a casa perché facciamo questo passaggio. La verza è un ortaggio che ha delle punte molto dolciastre, ha bisogno di uno spunto, ha bisogno di una sapidità particolare. Cosa andiamo a fare noi? Tostando il nostro prosciutto crudo, cosa facciamo? Facciamo in modo che il grasso che c'è intorno al nostro crudo, ovviamente io preferisco per questa ricetta un crudo di Parma, infatti c'è poco grasso, verrà rilasciato intorno. Quindi sul fondo della padella noi troveremo questi succhi, questa sapidità che ci permetterà di dare un valore aggiunto nel momento in cui andremo a tritare il nostro scalogno, aggiungerlo all'interno e a saltare la nostra verza che verrà tagliata a filanger. Quindi in questo modo. Un'accortezza che mi va di spiegare a casa sul prosciutto crudo è questa, Valeria. Quando andiamo a comprare un buon crudo, affinché possiamo già scegliere a primo impatto qual è il prodotto che va valorizzato, acquistato e degustato, qual è? Innanzitutto, una coscia di crudo non deve pesare sotto i 9 kg, questo lo possiamo chiedere al nostro salumiere di fiducia, quindi tranquillamente, ma poi te ne accorgi, una coscia di 9 kg è una bestiolina di questa dimensione. E noi vediamo già questi prosciutti crudi che sono un po' tutto è all'infuori che è prosciutto crudo. E l'altra cosa importante è che intorno alla coscia del prosciutto crudo, se non c'è almeno un centimetro e mezzo di grasso, cioè di tessuto adiposo, non va comprato, perché è quello che dà morbidezza e succulenza al nostro prosciutto crudo. Quindi infatti si sottovaluta spesso questo aspetto. Esatto. Poi che noi in cucina poi lo andiamo a pareggiare, lo andiamo a togliere il grasso in eccesso, quella è una nostra scelta in base alla ricetta, in base a quello che vogliamo ottenere dal nostro prodotto. Ma nel momento che noi lo andiamo a acquistare, non possiamo non valutare questo parametro come fondamenta di scelta. Quindi questo è un consiglio che do e l'augurio che lo possiate rispettare. A questo punto, a fiamma molto bassa, facciamo soffriggere, quindi facciamo diventare questo prosciutto crudo bello croccante, perché poi andrà nell'essiccatoio, lo andremo a disidratare totalmente per poi frullarlo e crearci la polvere di prosciutto crudo. Ok, e invece a casa come lo facciamo? In un forno 60 gradi, lo mettiamo dentro, un quarto d'ora, 20 minuti abbiamo ottenuto il nostro prosciutto crudo. Ovviamente tutto è, diciamo, in base allo spessore che viene affettato il crudo. Ok. Un salumiere normale affetta a un giusto spessore, quindi tranquillamente sottile. I tempi sono quelli. Ok, bello, ci sento un odore buonissimo. Nel frattempo, Valeria, portiamo avanti con la nostra ricetta. Okay. Prendiamo il nostro scalogno, una metà. La metà. E lo andiamo a tritare in questo modo. Incidiamo così, così e iniziamo.
Adesso farò una domanda un po' strana. E in tutta l'Italia si chiama Scalogno? Sì. Questa. Ok. Non... Lo Scalogno. Nel caso qualcuno ci vede magari dal nord. Scalogno. Ok. È Scalogno. È difficile sbagliare. Sì, ed è facilmente trovabile. Perfetto. Quindi ha una nota, diciamo, una nota acidula particolare, mm-hmm. e ha anche un leggero retrogusto, come se noi stiamo mettendo aglio e cipolla nella stessa proporzione. Bello. Ok? In questo modo abbiamo dato una bella sminuzzata al nostro Scalogno. Mm-hmm. Andiamo a girare le nostre fette di prosciutto crudo che, come vedi, iniziano ad abbrustolirsi in questo modo. Sì, sono proprio... Vedi? Bellissimo. Questa parte cromatica, croccante, ti fa venire voglia di mettere un uovo dentro. Ciao! Infatti! E facciamo la colazione americana. Infatti, come ho pensato, vedi, alle mie origini in questo caso. Come vedi, queste parti di grasso, mm-hmm. che si sono sciolte ci servono. Saranno la base della sapidità. Andremo ad aggiungere veramente pochissimo sale all'interno, perché la sapidità ce l'andiamo a prendere non dalla parte salina, quindi dal sale, ma nel sapore, nell'accostamento dei gusti e nell'equilibrio di ogni creazione, di ogni singola ricetta. Quindi sfruttiamo più la materia prima come sapidità, mm-hmm. e non magari l'aggiunta di sale per ogni qualsiasi cosa. Infatti. Io preferisco questo tipo di cucina. Quindi a questo punto noi spegniamo la nostra fiamma. È un bel pensiero quello che hai detto, veramente. Come dico io... L'astuzia. Allora, è anche questa. A questo punto, Valeria, prendiamo. Io ho un essiccatore, quindi un piccolo attrezzino dove mi permette di disidratare alla temperatura che va dai 60 ai 70 gradi ogni alimento. Questo a cosa serve? Serve per non mutare quelli che sono i principi organolettici dell'alimento stesso. E infatti. Allora, a questo punto prendiamo il nostro prosciutto crudo. Ci ho messo un po' di carta da forno, in questo modo, semplice. Che spesso facciamo giusto per, dimenticandosi delle cose più importanti. Assolutamente, ce lo andiamo a predisporre in maniera per bene, in modo tale che il calore possa arrivare in parti uguali a tutto il nostro prodotto. A questo punto, semplicemente lo vado a mettere nell'essiccatoio. A questo punto, Valeria, prendiamo lo Scalogno che abbiamo tritato insieme, e a fiamma spenta per il momento ce lo mettiamo all'interno. Ora prendiamo lo Scottex al volo. Qua abbiamo il brodo vegetale, giusto? Assolutamente sì, il brodo vegetale servirà per la cottura classica del nostro risotto. E nel frattempo che la cipolla inizia, o meglio lo Scalogno per essere precisi, inizierà a, tra virgolette, prendere i profumi del fondo della nostra padella, noi cosa facciamo? Abbiamo lavato per bene la nostra verza e la faremo a filangiare in questo modo. Semplice. Visto che si usa pochissimo verza nelle ricette. È perché ha un gusto... molto particolare nella sua bontà, non ha un carattere che ci permette di dare allegria al palato, ok? Quindi una volta che a casa il bambino non lo mangia, quello non lo gradisce, e il marito magari ti guarda male quando arriva da lavorare, non si usa. Allora questa ricetta è stata, l'ho voluta proporre proprio per far capire che è importante mangiare ingredienti stagionali del nostro territorio, ma soprattutto la verza in sé per sé è uno dei primi ortaggi che rientra in quelli che sono gli ortaggi antitumorali. Ecco. E quindi perché no gustare e trovare la soluzione per cucinare la nostra verza e quindi farla gustare, gradire a tutti quanti in questo modo, Valeria? Andiamo a abbassare la nostra fiamma. Nel mio paese d'origine si usa molto verza. Prendiamo un mestolo di brodo vegetale. Ok, bellissimo. Vedi il colore del fondo del prosciutto crudo come viene fuori? Noi glielo lasciamo tutto alla verza, in modo tale che
acquisisca un gusto bello sapido, si personalizza un po' e facciamo rimanere quelli che sono i principi nutritivi e nutrienti di questo meraviglioso ortaggio. Non lo faremo cuocere moltissimo, tu sai quello che è il mio concetto sugli ortaggi, sulle cotture e quant'altro. Come vedi, questa volta, a differenza di altre ricette che abbiamo fatto insieme, non ha avuto il processo di sbollentatura, perché siamo andati diretti, li facciamo rapprendere questo piccolo mestolo di brodo vegetale che ci ha deglassato tutti quelli che erano i grassi sul fondo della nostra padella, dopodiché andremo a frullare la nostra verza e avremo la base per il nostro risotto. Tempo di stufatura, parliamo di non oltre 3 minuti, quindi molto, un piatto molto veloce. Una volta che abbiamo un po' di brodo a casa, che poi non sia la salsiccia di Norcia, sia un po' di zampina o sia un po' di salsiccia di maiale, mo non è che a casa verrà un piatto eccezionale comunque. Però è giusto. È ovvio che se si riesce a procurare la salsiccia di Norcia, che facilmente si trova in maniera molto molto semplice, perché no, ha sempre un valore in più. La nostra verza è ben stufata, quindi ora cosa andremo a fare? Spegniamo la nostra fonte di calore e tranquillamente portiamo la verza in un blender, in un mixer, in un qualsiasi cosa che... qui i profumi, fino a qui dobbiamo attrezzarci con una telecamera, che dobbiamo mandare gli odori a casa, eh? Vedi tu come devi fare, trovo la soluzione. Infatti ci vuole proprio. Prendiamo il nostro blender, in questo modo, pian piano, lasciamo andare. Sono proprio curiosa cosa dobbiamo fare dopo, dove si metterà il mascarpone e tutto il resto. A questo punto ci vuole olio Evo. Generoso, generosamente. Quanto basta? Cub. Saranno un paio di cucchiai. Certo. Deve diventare proprio cremina. Ecco qui. Ha un bel colore molto piacevole. E non solo colore, ma anche il profumo. Questo è il colore. Bellissimo. No, veramente. A questo punto cosa andremo a fare? Prenderemo ora un'altra padella. Sì. Eccola qua. Andiamo con un alluminio. Nel frattempo teniamo il nostro bicchierone, che fra un po' andremo a svuotare nel nostro riso, dopo aver avuto una leggera tostatura. Prendiamo dell'olio Evo, così. Ah, oro giallo della nostra terra. Mettiamo a fiamma moderata, prendiamo le nostre salsicce e gli andiamo a dare una leggerissima sminuzzata, così. Non molto piccola, perché in cottura prolungata cosa succederà? Si andrà a sminuzzare da sé, quindi si spalda in maniera del tutto automatica, quindi chi fa da sé fa per tre, in questo modo qua. Ora prendiamo, diamo una leggera battuta così e andiamo a mettere nel nostro padellino. Ma perché qua dobbiamo cucinare il riso? Assolutamente dopo? No, il riso non si fa in padella. Infatti, stavo dicendo, magari hai un'altra regola a riguardo. Assolutamente no, il riso si fa in casseruola. In questo modo diamo una leggera saltata così
e andremo a decantare il tutto con un goccio di ottimo vino rosso. Quindi altre aziende, senza fare nome, sennò alla fine verrò querelato, non ne usate, usate un vino imbottigliato, faccio fiamma alta perché la parte alcolica deve evaporare immediatamente. A questo punto abbassiamo e lo teniamo per circa 4 minuti. Come vedi Valeria, la nostra salsiccia ha rilasciato anche parte del suo grasso. Sì. Cosa andiamo a fare? Profumo. Pizzitini. Pazzesco, perché il vino rosso abbinato a una salsiccia di norcia che nella fase di marinatura la riporta è qualcosa di eccezionale. Che te lo dico a fare? Che se no non si chiamava salsiccia di norcia, no? Allora, mettiamo la nostra salsiccia qui e iniziamo con la tostatura del nostro risotto. Per la tostatura usiamo un burro. Una signora mi ha scritto su un video: perché il burro e non l'olio? Uso il burro perché ti dà una coccola maggiore, ti dà una cremosità differente, ti dà una tostatura e un profumo diverso da quello che ti potrebbe dare l'olio con la sua acidità oleica differente dal burro. Ci andiamo a mettere i nostri, ma sì, 2 pugnetti e mezzo di riso acquerello. Io perché utilizzo il riso acquerello? Lo ribadisco, l'ho già ribadito nella ricetta precedente di risotto ai frutti di mare che trovate sempre su YouTube andando sul canale 6K TV, Web TV, giusto? Sì. Benissimo. Perché uso l'acquerello? Acquerello non è altro che un Carnaroli col brevetto acquerello. Il brevetto acquerello è un brevetto che ci permette di stabilizzare l'amido, la gemma all'interno del nostro riso e a non farlo fuoriuscire nella fase di cottura. Quindi procediamo con la tostatura del nostro riso in questo modo. Per un paio di minuti, non oltre. Prendiamo ora, io mi assento qualche secondo per vedere il prosciutto crudo in che fase di disidratazione. Quasi pronto. Ma lo dobbiamo sfumare? Assolutamente no. No. Perché le parti acide le abbiamo già aggiunte nella base della crema. Ah, ok. Ok? A questo punto, per me è tostato per bene, ci vado ad aggiungere la nostra salsiccia in questo modo. Ecco perché abbiamo parlato prima della cottura, insomma. Ora prenderà quelli che sono i succhi della nostra salsiccia. Precedentemente alziamo leggermente rosolata la fiamma e ci andiamo ad aggiungere il nostro brodo. Ah, il brodo, brodo vegetale. Molto molto delicato. Un po' di prezzemolo, un po' di carota, un po' di cipolla, un pomodorino. Sedano? Assolutamente sì. Dà un odore particolare. Particolare. Facciamo cuocere il nostro risotto per circa 10 minuti. Massimo a casa 15. Mescolando. Mescolando ogni tanto e aggiungendo pian piano un mestolo di brodo per volta. Allora, il nostro risotto è quasi giunto a cottura. Nel frattempo ci prendiamo le fette di crudo che abbiamo portato. E cosa dobbiamo fare ora? Lo trasformiamo in una polvere. In questo modo. Prendiamo un blender. Ok. Vabbè, basta un cutter, qualsiasi va bene. Cosa. Ok. Vediamo, vediamo. Sì, che carino! È semplice. Semplicissimo. Ma l'idea per arrivarci.
pronta la nostra polvere. Ho detto io l'astuzia, l'astuzia. Come hai notato, questo volevo precisarlo. Cosa volevi precisare? Nell'arco della ricetta, della preparazione, non abbiamo utilizzato il sale. E infatti? Aggiungiamo l'ultimo. Ce ne siamo accorti tutti, è vero? Goccino in brodo, in questo modo. Perché non abbiamo utilizzato il sale? Perché la sapidità ce la dà la salsiccia di norcia, la polvere di prosciutto crudo, non ha bisogno di sale. Questo è un piatto privo di sale esterno. Bellissimo. A questo punto prendiamo la nostra verza, la aggiungiamo in fase di mantecazione, in questo modo qua. Mantecazione? Mantecazione del nostro risotto. Ok. Successivamente ci mettiamo una leggera noce di burro, ecco qui. Questo ce lo teniamo. Questo si scioglie perché è tutto caldo. E per finire, eccolo qua, il nostro mascarpone. Ma sì, non ce ne vuole tanto. No. Lasciamo stare qualche secondo così. Nel frattempo che carino. Ecco qua. Così prosciutto non l'ho mai visto. Giuro. In questo modo iniziamo la fase di mantecatura. Quindi. Infatti stavo chiedendo che vuol dire? Vuol dire che il nostro riso deve scaricare le ultime parti d'amido. Il fatto di saltare il riso non è una questione scenografica, è una questione proprio tecnica, cioè si incorpora aria fredda all'interno del nostro riso, l'amido viene rilasciato. Sappiamo bene che l'amido è la parte farinosa che si trasforma con il liquido in parte cremosa e abbiamo il nostro riso all'onda. Quindi, fase importante per ogni risotto. Wow! Prendiamo questo, ce lo mettiamo qui. Mescoliamo. Iniziamo a dare una mescolata provvisoria. Che, ma è bello, sta diventando. Senti i profumi della verza, del mascarpone, il burro che accompagna e lega. Un bel colore, molto piacevole. Iniziamo. Sì. E sono attenta. Guarda. Al sentire il movimento. Questo è il suono che il risotto è la chiamata che ti dà a dire: Anthony, sono pronto per essere impiattato. E così sia. Quindi, in questo modo. Adesso lo vedete bene anche voi quanto è bello. E a questo punto, come se non ci fosse un domani, andiamo a mettere il nostro prosciutto crudo e ovviamente non deve mancare la guarnizione. Abbiamo lasciato appositamente qualche pezzettino in più. Esatto. In questo modo. Come le barchette nel mare. Vabbè. Più o meno. Più o meno. È il nostro risotto è pronto. Non vi resta altro che gustarlo, rifatelo nelle vostre tavole, nelle vostre cucine e ricordatevi, una cucina senza saperi è una cucina senza sapori. Ciao. Grazie mille Anthony, è fighissimo. Sai che può interessare o coinvolgere anche te.